In questa ricetta scopriamo come realizzare la cecina, o farinata di ceci, un delizioso prodotto da forno della cucina tradizionale italiana. Prima di tutto, versiamo 200 g di farina di ceci in una scodella capiente. Formiamo poi al centro un piccolo cratere, aiutandoci con un cucchiaio. Quindi aggiungiamo 530 ml di acqua a temperatura ambiente. Versiamone poca alla volta, mescolando con una frusta a mano fino a disciogliere completamente la farina. Continuiamo ad aggiungere acqua e a mescolare gli ingredienti fino a ottenere un composto liquido e privo di grumi. Una volta mescolati gli ingredienti, rimuoviamo la schiuma presente sulla superficie dell'impasto con un cucchiaio. Procediamo poco alla volta, finché la superficie dell'impasto risulterà pulita. Ricopriamo poi la scodella con della pellicola trasparente e lasciamo riposare il composto per 2 ore. Trascorse le 2 ore di riposo, integriamo 53 g di olio extravergine di oliva, mescolando e versandolo a filo. Diamo poi sapidità con un cucchiaino di sale. Possiamo ora preparare l'infornata. Iniziamo ungendo la teglia da forno con dell'olio extravergine. Versiamo poi al suo interno l'impasto della nostra farinata. E ora in forno. Cuociamo per 10 minuti in forno preriscaldato a 250 gradi, attivato in modalità ventilata. Quindi estraiamo la teglia e insaporiamo con foglie di rosmarino fresco a piacere. Infine, completiamo la cottura della nostra teglia di cecina con altri 10 minuti di cottura in forno. Possiamo finalmente estrarla e dare il caratteristico tocco finale spolverizzandola con abbondante pepe nere macinato. Ecco completata la nostra farinata di ceci. Non vi resta che tagliarla e gustarla calda o a temperatura ambiente. Se ti è piaciuta questa ricetta, non dimenticare di mettere like e di iscriverti al nostro canale.